Comunemente si crede che il libero arbitrio sia la facoltà concessa a ogni soggetto di poter costruire come egli vuole il suo mondo, il suo avvenire. Se fosse questo, non sarebbe il massimo libero arbitrio che invece noi abbiamo. Il massimo libero arbitrio che ciascuno di noi ha, accettato che ciascuno di noi sia una creatura relativa ad una creazione generale, sta proprio nella possibilità che la creatura a sua volta possa ricreare in se stesso l'immagine del creatore. Questo è il vero libero arbitrio lasciato a ciascuno di noi. È quello, detto in parole semplici, di pensarla come vogliamo, di pensarla a modo nostro, di essere influenzati anche dalla grandezza, dal fascino delle idee altrui, ma in ultima analisi di essere sempre noi che, in autonomia o anche indipendenza, decidiamo quale immagine noi vogliamo costruire come il bene, come quanto supera in modo assoluto la nostra realtà concreta, facendone non un limite, ma una pura e semplice partenza determinata per superarla completamente attraverso la possibilità di avere assegnato a ciascuno di noi quanto oggi vediamo che non è assegnato a noi, bensì al prossimo. Noi oggi intendiamo il prossimo come un nostro rivale, perché un bene concreto o è dato a noi o è dato al prossimo. Intendendo noi stessi, inclusi in questa specie di corsa e competizione su chi deve possedere il bene, essendo esso un bene reale e definito, che nella sua interezza non può andare a me senza che sia tolto a un altro, noi dobbiamo decidere che cosa realmente vogliamo, in termini di egoismo o altruismo. Dobbiamo stabilire il valore che deve esistere tra tutti quanti noi, valore supremo che, pur costringendo nel momento attuale me alla perdita di questo bene, che sia concesso a un altro, di fatto non lo faccia perdere, ma avere e possedere finalmente in assoluto. Ecco, questo è il vero libero arbitrio. Ciascuno di noi oggi fissa in modo assolutamente arbitrario quale concetto di bene deve esistere in questa esistenza, nel suo totale esistere. E dopo questa visione della vita unica assegnata a ciascuno di noi, come alla prima interpretazione di un dramma, a ciascuno di noi sarà concesso, come a tanti attori, di poter avere a disposizione tutte le parti comprese in questa commedia per farle proprie. Di conseguenza,
un comprimario oggi che arrivi a prediligere il ruolo del primo attore nelle infinite possibili repliche soggettive che esisteranno solo in funzione della mia volontà di farle esistere, in ciascuna di esse io potrò far mio, mie, tutto il futuro e tutte le parti che oggi sono realmente state assegnate ad altri in questa specie di contesa tra il mio e il non mio, perché in ultima analisi tutto quello che esiste è stato costruito per poter essere il dominio completo e intero di ogni essere figlio, perché il Dio assoluto e Padre nostro si è crocifisso nella croce personale di ogni figlio per fargli ereditare tutto il sistema possibilistico, ma sulla base del suo libero arbitrio, ossia di quel valore che per lui si erga a Dio e da quel momento in poi faccia da Dio, consentendo ad ogni figlio il paradiso che egli avrà amato per sé e per tutti gli altri, per lui e per il suo prossimo, da amare come se stesso, se vuole disporsi e predisporsi fin da ora nel modo giusto che poi sarà.